scorso febbraio 2022 mi è successa una cosa un po' bizzarra. Stavo, tra le mille cose insomma, che faccio, stavo accompagnando una classe di direzione d'orchestra e per puro caso il maestro in quel momento era il direttore stabile della BBC, BBC Philharmonic, che è un'orchestra in Inghilterra. La solista insomma, che doveva esibirsi nel teatro quel giorno era malata, non è potuta volare dalla Russia e con 3 giorni di anticipo mi hanno invitato insomma, a suonare il concerto di Schumann con questa orchestra in diretta radio, eccetera. E quindi è stato insomma, un evento assolutamente singolare, emozionante per me e insomma, lo ricorderò veramente per sempre. Vengo da Firenze e suono il pianoforte praticamente da sempre. Anche i miei genitori sono musicisti, suonano entrambi il flauto e quindi avevamo un pianoforte a casa quando ero piccola e ho iniziato a suonare così il pianoforte. Ti ricordi, Giulia, il momento esatto che hai deciso che volevi fare la pianista nella tua vita? Per me è stato un po' sempre quello che volevo fare, forse. E ha sempre fatto parte di me, fino a che è diventata ovviamente la mia professione, ma non ho mai contemplato l'idea di metterla da parte. La cosa speciale di un teatro è che, come dire, ha sempre il profumo di storia, di qualcosa che ha già vissuto in qualche modo e quindi che ha una grande storia dietro, creata da chi, dagli umani, insomma, da chi c'era dentro, non soltanto dalla struttura. So che è una settimana che siete qui, voi partecipanti a Verona, giusto penso per fare delle prove. Che settimana è stata? 8 giorni fa ero in Inghilterra a fare un concerto, quindi sono volata da Manchester. È da un paio di mesi insomma che studio molto intensamente per questa cosa. E poi ovviamente è iniziato il concorso, è stato veramente faticoso e stressante. Sicuramente è una cosa entusiasmante, ma allo stesso tempo veramente stressante. E ci sono state 4 prove. Oggi sono un po' stanca, sinceramente, e preoccupata, però penso sia normale. Vedremo cosa succede, insomma. Oltre insomma, a esibirmi, sono una appassionata insegnante. Insegno al Conservatorio di Trapani, ma in realtà è da quando ho 19 anni che insegno anche privatamente in vari istituti e accademie private e ho avuto molti allievi, anche insomma, adulti. Di tutta l'età probabilmente, e li ho trovati ancora più appassionati a volte dei più giovani e ancora più motivati e penso sia un tipo di studio anche diverso e insomma appassionante allo stesso modo e quindi consiglio a tutti di non aspettare e di iniziare assolutamente, sì.
Giulia, ti ho guardato dal palco lassù, esibirti, grazie per le emozioni che mi hai fatto provare. Grazie. Sembravi in volo con le tue mani, e quindi grazie, davvero per me è stata davvero un'emozione. Ti chiedo, come stai adesso dopo la competizione? Allora, prima di tutto un pochino più rilassata, okay, perché insomma la tensione emotiva è stata tanta dopo tutta questa settimana di avventure e insomma è stato emozionante davvero e anche bello suonare con un'orchestra mio intera, Dio, insomma, e quindi sono contenta che ti sia piaciuto. Tantissimo. Ascolta, mentre ti guardavo con le mani aleggiare, pensavo, ma cosa sta pensando lei? Tu pensi in quel momento a qualcosa? Dipende dallo stato d'animo, del momento, della musica. E poi ovviamente suonando a memoria, insomma, si pensa anche a tutto il brano e insomma alla musica, a quello che succede. Insomma. Ok. Ho notato una cosa adesso dietro le quinte, è uscita l'altra tua collega e mi è piaciuta molto una cosa, che non ho visto quella serie di competizione malsana, anzi vi siete fatti i complimenti a vicenda. È una cosa a parte, esiste anche tra di voi un po' di competizione? Allora, io non sono una persona competitiva, quindi per me non esiste. Okay. Magari per alcune persone ovviamente esiste, e, insomma, per me la musica non può essere una competizione in realtà. E ovviamente in questo caso siamo in un concorso e ovviamente ci sarà un vincitore, ma in realtà
tutti quelli che hanno partecipato hanno un grande valore e stanno facendo un percorso musicale importante.